possibile dare un timing di queste opere? Cioè, noi partiamo subito con la progettazione, poi vai. No, intanto abbiamo un cantiere già in atto da parte degli aeroporti romani per lo svincolo su Cargo City. Siamo a livello, diciamo, della ricerca degli ordigni bellici, dello spostamento dei sottoservizi. Già è stato appaltato dalla regione lo svincolo sulla A12, deve partire, abbiamo chiuso proprio in questi giorni l'accordo con la società Autostrade per lasciare aperto il casello, quindi è un casello che non avrà il pedaggio, e quindi anche quello, diciamo, sarà un punto molto molto avanzato, perché può partire il cantiere abbastanza presto, diciamo la fine della primavera, stiamo parlando di questo. Poi ci sarà, e abbiamo definito la progettazione, la rotatoria, e su quello è un intervento che facciamo noi come comune, e che naturalmente già l'abbiamo finanziata e siamo nella fase di approvazione definitiva del progetto. Poi c'è la progettazione da parte di Astral, la società della regione, per la strada, per questo percorso che collega i due svincoli. Quindi in termini di tempo, aspettiamo la progettazione. In termini di tempo, quanto ci potrà essere? Diciamo, ci vorrà la progettazione, bisogna fare tutta la progettazione, poi andare in approvazione della progettazione con le conferenze di servizio, eccetera. Credo che un anno ci vorrà. Senta, un'altra cosa anche al Presidente. C'è scritto nel comunicato: nel caso di reperimento di sufficienti disponibilità finanziarie si realizzerà il potenziamento della complanare sulla 91. Ora, in caso di, quindi è un'ipotesi, percentualmente quanto può essere valida questa cosa? Neanche sotto tortura, perché se no si commettono errori, però è un dato positivo, perché noi abbiamo alle nostre spalle 20 anni, 25 anni nei quali si tagliava la spesa pubblica e si tagliavano le spese pubbliche per gli investimenti. La grande novità è che noi siamo in una fase di esplosione degli investimenti pubblici. E PNRR, fondi europei, calcoli che solo sui fondi europei il Lazio passerà, visto che abbiamo speso bene gli altri, da 2 miliardi e 7 a 4 miliardi e 4. Quindi quella fase vuol dire che dell'onda di flussi finanziari che sta arrivando, questo territorio e quella ipotesi è una delle ipotesi che valuteremo. Quindi è legata appunto alla progettualità, che mi sembra qua eccellente, e alla possibilità questa volta di dare a questa progettualità delle risposte. È un fatto molto positivo.